Il progetto soprattutto nasce il ricordo dei nostri vecchi boscaioli, fra i quali anche mio nonno, perché mio nonno faceva le lottizzazioni, prendeva i lotti e faceva la condotta e il taglio del legname. Io ho voluto riportare un qualcosa in ricordo di loro che sembra che abbia avuto successo e che, diciamo, sia importante per i nostri posteri e per i nostri giovani. È molto importante che i giovani guardino questo piccolo filmato, perché darà uno spunto a loro stessi di quanta fatica dovevano fare i nostri nonni e i nostri bisnonni per guadagnarsi un centesimo. Sulla è la mesa, sulla è mano, no? Perché là di Benteche lì. Non sulla, vedi, come crea la mesa. Thank you.
progetto è nato un po' dall'Ermanno, appassionato di bosco e della sua cultura. Ha voluto questo ricordo per i suoi nonni e i suoi avi, insomma. Nell'occasione è stato pulito un po' una zona di bosco che era dimenticata da anni e poi è nato tutto questo sistema d'avvallamento del legname che veniva utilizzato 100 e più anni fa. Ormai con l'utilizzo dei macchinari moderni le fatiche sono dimezzate quasi, comunque è sempre un lavoro molto faticoso quello del boscaiolo. Sono rimasto affascinato nel vedere questo imponente lavoro fatto sul comune di Ziano, una rievocazione storica davvero importante. Io credo che questo fa tornare alla memoria quello che sono stati i sacrifici, quello che è stato il lavoro di un tempo, cose che ormai sono dimenticate ma che appunto riaffiorano nella memoria quella che è stata la vita, il passato del nostro territorio, della nostra gente, e come ripeto con sacrificio ha portato avanti questo lavoro del boscaiolo, che era poi quello che faceva vivere il nostro territorio, le nostre ricchezze derivavano un tempo quasi esclusivamente dal bosco. E vedere che cosa comportava questo lavoro emoziona davvero. Soprattutto poi queste strutture, se pensiamo che Ermanno l'ha costruita da solo, è stato in grado di portare avanti, di ricostruire tutto questo, non posso che complimentarmi con lui e ringraziarlo perché questo rimarrà, credo, negli annuali e nella storia del nostro paese. Rifacendo questo lavoro, che io ritengo un'opera d'arte, perché è un'opera d'arte, Ermanno esprime la poesia del lavoro dei boschi, che una volta era comune, ma oggi non è più così. È un unicum che probabilmente, finito questo, non si vedrà più nei secoli futuri. Quindi è un lavoro straordinario, perché molto probabilmente Ermanno, per portarsi la legna a casa, avrebbe potuto buttare giù il legname e poi in qualche maniera tirarselo su con una teleferica, con un filo, con un argano, quindi avrebbe ottenuto lo stesso risultato. Ma siccome lui è un poeta del bosco, ha rifatto quello che era il sistema antico, tradizionale del trasporto del legname nel bosco. Quindi complimenti Ermanno, perché hai lasciato una traccia indelebile nella storia di Fiemme, che rimarrà documentata dal film. E quindi grazie, congratulazioni, e ti auguro di portare tanta legna a casa e scaldare tutto Ziano.